Nei precedenti episodi di Platin Extreme. Ti prego, azione. Niente, non resiste. Oh, abbiamo persa. Ah, brutto colpo! Oh mio Dio, ma cosa succede? Ma c'è inseguimento. Ma a livello 11, quanti attacchi c'ha un Hunchcrow? Non c'è niente da fare, bisogna allenarsi per forza. E ora è tempo di vendetta. L'avete visti? Spero abbiate apprezzato l'evoluzione. E ora andiamo a riprendere quello che ci appartiene. La vittoria. Oh hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrinkramatuno su Platino Extreme. Lo scorso episodio abbiamo iniziato ed è andato malissimo. Ho perso tutto. Dico, tutto ho perso. Però ho allenato la squadra e insomma andiamola un po' a vedere. Oltre ad aver catturato Heartwolf Jim e Masquerade, ho fatto evolvere Chimchar in Monferno, Simian e Duce, lo Shinx, in Luxio. Quindi, con Luxio dalla nostra parte, la signorina qui non potrà dirci nulla. Oh, un allenatore un po' deboluccio. La prima volta aveva ragione. Ero deboluccio. Debole. Il Duce però non le darà scampo. Si è allenato molto. Si è evoluto. E ha scintillato. E va giù con un colpo solo. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Oh, wow, wow. Quasi un livello. Ti saresti dovuta rifiutare. Si, vatti a buttare nel lago ora. Mannaggia te. Questo qui invece che Pokémon avrà? Oso mettere davanti Monferno? Il mio Simian? Mettiamolo davanti, vabbè. Ti batterò con il Magikarp che mi ha dato mio padre. Questo qui è un bugiardo. Io sono sicuro che questo è un bugiardo. Vuoi scommettere? L'ho detto che era un bugiardo? Vedi, è un bugiardo. Però ha Scissor. Pugno rapido o braciere? Braciere fa un 4 per di danno. Ha attacco rapido e non credo abbia tecnico. No, non ha. Forse non c'era tecnico perché sembra un danno normale. Tecnico aumenta la potenza con i mosse che hanno meno 40 di punti danno, mi sembra. O 60 o 40, non so se poi l'hanno ancora diminuita. Infatti, tecnico in combinazione con pugno scarica era micidiale quando c'era il metagame di Diamante e Perla. E anche questa. Ciao, che ne diresti di una lotta? Con molto piacere, con mucho gusto. Christine, Pupa, Chansey. Oh mio Dio, non andrà mai giù. Ma un momento, io pugno rapido. Beccati questa. Pemmete. La difesa di Chansey non è molto alta, però ha tanti punti salute ed è la difesa speciale. Quello da cui bisogna guardarsi da Chansey. Qua un altro livello, saliamo, da ovvio. Già al 16. Ragazzi, stiamo macinando livelli, sfuriate? No, tengo le vecchie mosse. Sì. Blocca sfuriate. Non è che provocazione serva a molto, Però, sfuriate non ci faccio neanche nulla. Questo allenatore, no, non ha Pokémon. Ci sono dei massi che bloccano la strada. Spaccaroccia, sì, la prendiamo a breve. La prenderemo davvero a breve. Vigor Banda. La cosa che mi prenderà molto tempo sarà l'allenamento. Insomma, non sarà facile. Però, ora possiamo anche sconfiggere Johnny! Ehi, Nico, dirmi cosa è più forte. Ora sì. Ora sono davvero più forte. E spero di arrivare anche alla prima palestra oggi. Dovrei essere abbastanza forte per arrivarci. Andiamo un po' a lotta. Facciamo braciere. Dovrei essere in grado di mandarlo KO ora. Non con un braciere, però fa meditazione. Non ci fa danno, è good game. Sì, good game si dice alla fine, ma è uguale. Sì, sì, tu pazienza, pazienza. Pazienza, sì, sì. Andato, ora c'è, però c'è Primplup, se non sbaglio. Sì. Perfetto, cambiamo Pokémon, mettiamo il nostro fedele Duce. Il Duce è fedele. Quanti mi staranno odiando in questo momento, mi chiedo? Quanti? Vediamo un po', scintilla.
Uno? Uno solo! E vai giù di ponti, a destra e a sinistra. Oh yes, baby. Wow. Cos'è successo? Ho perso? Sì, hai perso. Ah, vuol dire che ho perso? Beh, le cose cambieranno. Questa è l'ultima volta che perdo. Diventerò l'allenatore più forte del mondo. E ora va a Mineropoli. Anch'io devo andare a Mineropoli, ma ci sono dei personaggi qua da sfidare. Sì, questo vuole scendere primo in campo. Ci sono diversi allenatori qui che mi piacerebbe molto sfidare, e allora facciamolo. Se non sbaglio, qui si cattura anche Abra. Cricketot e Zubat, questo è un altro bugiardo. Mi sembra che Abra sia qui o solo sul diamante. Beh, insomma. Insomma, si può fare. Ci sono anche Pokémon piuttosto deboli. Pokémon Baby. Starter. Octillery? Ragazzi, io a questo punto ho la coverage completa. Vado con loro due alla Lega. Sì, però devono essere tipo all'80 per avere una possibilità. Che alla Lega mi aprono proprio in tutti i modi possibili. Saranno di livello altissimo, sul 70 più o meno. Perfetto. Accidenti, i miei Pokémon! Hai perso, amico mio, dammeli. Faccio come il Team Rocket. Intanto sono più forti, almeno c'ho la squadra sempre più forte ogni volta che vinco. E ok, questo qui è un altro. Cosa hai da dirmi tu? Non mi sembra mai di Amy Shinx, siamo molto lì. Ma tutti quanti bugiardi qua a sti percorsi? Dicono che hanno un Pokémon, per realtà ne hanno un altro. Io lo so, Carnivine. Ragazzi, ho la coverage completa. E fai... A posto, no? No, no, ho altri due Pokémon da mettere in squadra. A 100% già so chi sono. Però non so gli altri due chi potrei mettere. Non lo so. Per ora ne ho in mente 4. E due già li avete visti quali sono. Con le loro evoluzioni finali. Insomma, sapete quali sono, no? Però gli altri 4 non so. Altri due ne ho in mente, ma... Non so poi, devo... Ho già pensato a qualcosa, ma devo poi aggiustarmi in futuro. Ah, questo sulle scale mi attendeva, eh. Prima di sfidare il capo palestra mi eserciterò con te. Fai bene, perché il capo palestra sarà a livello 20 più o meno. 14, 8, 22, sì. Oh, Hoppip! Salta qui, salta là, hop hop, Hoppip! Oppiaceo! Papaveri! Droga! Però questo voleva sfidare il capo palestra, mi sa che... E andava male, ma tanto male. Tanto l'affronto, così salgo di livello magari. Perché sì, salire con gli allenatori di livello è utile. Però insomma, bisogna anche combattere contro i selvatici che troviamo. Mentre cerco di parlare con questa ragazza, se mi ci fa parlare. Che non mi ricordo se è un'allenatrice oppure no. È infatti un'allenatrice. Vedi? Ho la coverage. Tranquilli. Però fa sempre paura. Pugno rapido. Pdeum! Giù, wow. E golem esausto. Oh, insomma, 226 punti esperienza. Non sono tanti. E Wooper? Wooper è ancora acqua all'inizio. Sì, è ancora acqua. Non è terra. Il doppio tipo lo prende dopo, quando appunto si evolve in Quagsire. Potevo mettere Luxio? Il duce? Sì, potevo. L'ho fatto? No. Baneri. Baneri sembra un Pokémon che effettivamente lei potrebbe avere in questo percorso. Ora, non mi ricordo che Pokémon abbia Statizia, però potrebbe anche essere un Baneri, perché no? Tanto che la palestra comunque sia, saranno randomizzati i Pokémon. Magari si rivela inutile allenare Simian, però intanto lo faccio. Non è molto efficace. È psico lui, è vero. Stavo pensando che era buio, invece è psico. Già finito, che faccio? Tesoro, se tu fai schifo, fai. Allora, vediamo un po'. Mettiamo un po' Duce davanti. Cavolo, stanno proprio vicini di livello. Ed è così che deve essere. Assolutamente sì. Ha ottenuto una medaglia stupenda da capo palestra di Mineropoli. Ora un Archeas mi esce fuori, un Dialga, un Palkia. Crobat! Oddio, livello 12. Beh, dipende che Pokémon ha. Il capo palestra.
Il capo palestra, primo Pokémon che manderò in campo sarà il Duce. Così gli riduco l'attacco nel caso sia qualcosa di prepotente. Ha perso, però lei se la canta comunque. Ecco l'oggetto che mi interessa. Gran radici! Beh, non male però. Vediamo un po'. La lockdown colpirà ancora? Abra. Bene, Abra si trova anche qui allora. No, non lo catturo Abra. Non è un Pokémon che voglio portarmi alla Lega, alla Kazam. Certo, lo farei evolvere con il Pokésav. Al limite. Oppure potrei cambiare con il metodo di evoluzione a filo dente, non è male. Potrei usare o il Pokésav per farlo evolvere, o addirittura il modificatore di evoluzioni per Pokémon. Oh, signore, salve. Quel Pokécron è nuovo di zecca, è molto strano per un viaggiatore. No, ho appena iniziato. Non hai ancora molta esperienza come allenatore, vero? Ma non importa, l'importante è che anche tu ami Pokémon. Ti voglio fare un regalo, ecco una MN06. Cosa contiene la MN06, signore? Contiene spaccaroccia, ok. Ok, non posso usare MN senza la medaglia di Mineropoli. Va bene. Fulmi sguardo. No, azione. Morsa è fisica, scintilla pure. Andiamo, facciamo scordare azione. Che tanto non prende stab, quindi. Qui c'è un... Ah, ci sono le rocce, ok. Oh, proviamo un po' qui a questo qui, allora. Noi di natura accettiamo sfide ovunque. Sì? Slowbro! Wow! Che fortuna! Vai con scintilla! Bam! E va giù, va giù, va giù! Shelder! Tutti quanti Pokémon d'acqua! Ma chi è? Wayne, campeggista! Credo che dovremmo allenarci di più. Ecco, vai, va. Non mi scocciare. Questa è chiaro, ragazzi, invece la campeggista? Per festeggiare la mia presenza in questa grotta ti sfiderò. Perché dovremmo festeggiare la tua presenza? Jonathan? Ma cosa, un travestito? Immagino che anche una sconfitta sia una cosa da festeggiare. Se sei strana, sì. Alrighty then. Oddio, Chievo. Sì, va bene, non ho neanche una medaglia. No, perché ho appena iniziato il mio viaggio. Diamoci una mossa, per favore. Sì, c'è il mio amico lì davanti. Ma c'è qualcuno lì? Purtroppo lo conosco. Ce l'ho fatto ad arrivare qui, sono lento. Ma tu non ti preoccupare che sono lento. Vediamo chi sfiderà prima Lega Pokémon e chi sarà il primo a vincerla. Ora, dato che il capo palestra non c'è, andiamo a cercarlo alle miniere di carbone. Qui possono rivitalizzare i nostri fossili. E qui potremmo effettuare qualche altra sfida in vista della prova, ma... Boh, direi di no. Bonita! No, ce l'ho già un Pokémon fuoco, mi spiace. Sorpresa! Bacca Palma. E Baccanaca? Non lo so cos'è Baccanaca, mai sentita. Inghiabolisce l'attacco super efficace. Ah, del tipo terra, non sapevo. Andiamo un po' a cercare allora il minatore qua. Chop chop, ma chop! Sì, sì, tuo chop, tuo chop. Andiamo a prendere lo strumento qui dietro. Salve, non faccia caso a me. Polvocura, che non è male per gli status. E Baccaloquat. Vabbè. Scendiamo. Ah, lì c'è un altro con cui non ho parlato. Vabbè, non fa nulla. No, qui bisogna fare così, giro lungo. Baccalga. Dannazione, è troppo difficile, l'ho messa. L'ho fatto troppo difficile. I lavoratori annoiati può capitare che ti sfidino? Ma perché non lavorano allora? Può capitare in tutti i lavori che c'è un momento di pausa, ma non penso che durante l'estrazione del carbone tu possa essere tranquillo. Guarda un po', sono furbo, io vado qui dietro e prendo l'oggetto. Baccabana. Sì, ovvio. D'accordo allora, una breve lotta non guasterà. A questo almeno sta lavorando. Mi ero dimenticato che esistesse questo Pokémon. Ah, cavolo. Tocca mandare Simian. Aha, un Ter.
La Peppa. Ah, potevo mandare un duce con morso. Vabbè, facciamo un braciere. Maledizione, ma si ammazza da solo. Ma perché è scemo? Fai di graffio, leva graffio e via, metti ruota fuoco. E al suo posto impara a ruota fuoco. Pietà, chiedo pietà. Vorrò dirlo al capo minatore, eh. Eccolo, va, però no, ci sono altre sfide prima. Non tutti gli strumenti a terra sono randomizzati, come ho detto, appunto, però sono più facilmente bacche. Può capitare a volte però che trovi l'oggetto che deve proprio essere in quel punto. Non succede spesso, ma succede. Oh no, il nose pasta si è rafforzato la difesa. Proviamo con pugno rapido a scalfirla. Vai. Questo però non ha macio, poi non è giusto. Brutto colpo. Manca solo lui. Chi è lei? Scusi? Spostati e stai a guardare. Usando la mossa spaccaraccia su una roccia che ti blocca il cammino, la distruggi. Riuscirò a farlo anch'io se prendo la medaglia. Devi battere il capo palestra però, cioè me. Me o me te? Ma non ho subito danni, quindi non servirebbe neanche riandarsi a curare. Aspetta un po' però. Allenatore certificato Johnny, ma quello mi ha rubato la prima kill del capo palestra, non è giusto. E questo mi chiede perché non faccio il giro largo, perché sono pigro. Tocca cambiare Pokémon. Accidenti ragazzi, va male, eh. Però contro il capo palestra scende in campo comunque Duce. Beh, palestra tipo roccia, insomma, lui è terra. Terra roccia. Pugno rapido. Buono, brutto colpo. Ehi, è fortuna? La lockdown solo per gli strumenti allora. Ok, vediamo un po' questo invece che cosa ci manda contro. Per affrontare un capo palestra bisogna essere molto determinati. Tu infatti non lo sei, per questo stai qui ad aspettare me. Bello, Teflocio. Dato che fuoco è il mio tipo preferito, sono un po' di parte. Però Teflocio non è tanta roba. Ah, muro di fumo non va bene, non va bene. Però colpiamo lo stesso. Il duce vede tutto. Braciere, ci vuole abbrustolire le zampine, ma noi siamo furbi. E colpiamo ancora anche senza vedere niente, ne colpiamo, via. Grande. Apache Risu. Vabbè, cambiamo Pokémon. Apache Risu. Ruota fuoco, inauguriamola. Vediamo un po'. Ah però. Fascino che mi riduce l'attacco, vero? Cala a picco. E allora noi andiamo di braciere. Pazienza. Pazienza infatti, perché muori. Non ora, ma... Ora, pugno rapido. Ciao. Non ci credo, è proprio umiliante. Già, lo è. Bene. Salve. Appunto. Questa è la palestra di Mineropoli. Io sono Pedro, il capo palestra. Non sono altro che un allenatore che ha dedicato la propria vita ai Pokémon di tipo roccia. Il mio compito di capo palestra è valutare il tuo potenziale di allenatore. E quindi dovrò mettere alla prova i Pokémon che lottano con te. Rachel. Sarà contento il padre a Canalipoli. What? Nani? Nani desca? Morso. Metallo psico. Ah, confusione, è veloce. Ah, crunch, crunch. Cosa? Non è metallo psico? Sì, vabbè, acciaio, però comunque sia un danno normale. In quarta generazione buio non era molto efficace contro l'acciaio. Ma di che stiamo parlando? Non me lo ricordavo.
tipo... Vediamo di scintilla che fa sicura... Non fa più... però paralizza! Vai! Non mando Monferno perché sennò con una confusione metti che mi colpisce e me lo fa secco. Potrei mandare qualcun altro a prendere il danno? È paralizzato. Grande. Finiamolo con scintilla allora. Pemmete. Ottimo. E uno è andato. Uno in meno. Livello 21 conquistato. Te lo sei guadagnato. Il prossimo sarà Omastar. Me la rischio. Me la rischio. Andiamo con Scintilla. Se non lo mando KO potrebbe farmi un danno pesante a Omastar. Anche a livello 21. Potrebbe. Ok, buono. Dai con sta pozione tu. Vabbè, tanto sono più veloce, attacco prima, non importa. Eccolo qua. Sciò! Sciò! E livello 22, ma insomma! Ma non finisce mai! Ha un Badiou! Piccottino lui! Fa tanto il duro che dice alleno Pokémon di tipo roccia. Però poi c'ha il Badiou che è delicato come una rosellina. Pensi di poter sconfiggere il prossimo Pokémon come fatto prima? Eh sì, effettivamente. Infatti guarda un po'. Voleva una risposta, io gliel'ho data. Oh, yes? Cosa? Così non va? La mia povera squadra di Pokémon. Tuo padre ne sarà entusiasta. È imbarazzante. Ho perso contro un allenatore che non aveva neppure una medaglia. Così è la vita. Tu sei forte, io sono debole. Le regole della Lega Pokémon prevedono che ti dia una medaglia perché hai battuto me, il capo palestra. Ti consegno ufficialmente la medaglia carbone della Lega Pokémon. Vai lì in grafica. Tutti i Pokémon possono usare ora la mossa MN Spaccaroccia anche al di fuori della lotta. Ottimo! Levito roccia! Ah no, invece no. Vediamo un po' cosa ci ha dato. Russare. Bene Fuge, Platin Extreme per oggi termina qui, abbiamo sconfitto un capo palestra già al secondo episodio. Come ho detto appunto che volevo fare massimo ogni due episodi un capo palestra. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!